Bentornati a tutti. Oggi è martedì, 14 marzo, 2023. Di seguito la previsione dell'oroscopo di Paolo Fox. Oroscopo Gemelli. Inizio arduo di una settimana difficile. Inizio di settimana che con gli attuali chiari di luna non vi prospetta meraviglie, casomai grane. Contro di voi la luna goliardica all'opposizione, troppo idealista viste le reazioni marziane con le quali accogliete ogni novità. Ma il peggio ve lo riserva Saturno alto nel cielo in quadratura, nei panni del vostro capo o di chi per esso, un tipo draconiano che ha potere su di voi e non fa nulla per nasconderlo. Va così che vi sentite blindati, sottomessi alla volontà altrui, preda di un fato cieco e iniquo. E allora che fare? Sfoderare la spada di Marte ancora nel segno oppure cercare di interloquire con l'altro scavando la montagna che vi separa? Il tentativo non sarà facile, ma magari ne varrà la pena. Fatale il mal di schiena ma prevedibile, se insistete a praticare sport senza preriscaldamento o volete imitare il guru che si annoda a testa in giù, è la colonna a suonarvele, ricordandovi che a dettare le regole è lei, non voi. La coppia e l'amore appaiono stabili e fortificati, anche se apparentemente ci sono piccole crepe, l'edificio è al sicuro e ben solido. Solo i progetti potrebbero essere ritardati da una certa noia e monotonia che potrebbe attraversare la coppia che però resterà solida. Inviti di amici a feste, inviti da parenti, cene, pranzi, colazioni possono allietare la coppia. I single avranno molto da fare partecipando a feste e cerimonie, le conoscenze potrebbero esserci ma non esaltanti. In ogni caso metteranno tanto impegno nel consolidare la loro immagine che costituirà una profonda attrattiva in seguito. Evitate per oggi ogni gelosia e ogni possessività. Potreste avere qualche serio problema in famiglia o con il partner. Anche tra amici siate più rilassati e meno intransigenti. Abbiate più fiducia nelle vostre possibilità e siate generosamente ottimisti. Per molti oggi si apre il domani. Buone nuove sul fronte del lavoro, soprattutto per chi sta inviando curriculum o deve sottoporsi a degli esami o sostenere dei colloqui. Giove promette aiuto e protezione. Bene anche le nuove amicizie. Nuovi incontri dell'orizzonte, aumenterà il numero di contatti e di amicizie. Sia cautela con quelli che ancora non consoci bene. Se la fortuna oggi vi sorride approfittatene. Sotto tutti i punti di vista oggi potrebbe essere davvero un buon giorno per voi, a patto che siate sempre voi stessi. Non negate l'aiuto a un amico, cercate di dargli garanzie del vostro impegno anche se vi converrà chiarire bene e a fondo il margine del vostro interessamento. Ma non ve ne pentirete. Sappiate tenere per voi i segreti che vi confideranno, qualcuno vi sta mettendo infatti alla prova. Avrete tanta voglia di amore e di dolci abbandoni. Prendete voi l'iniziativa. Una persona vi ammira ed è interessato a voi, solo che ha paura dei propri sentimenti e non riesce ad uscire dal buio. In fondo ve la siete proprio voluta quella crisi, è per effetto dei vostri piccoli errori che adesso vi trovate a un punto di non ritorno. Le coppie clandestine o segrete farebbero bene a nascondersi meglio. Ci sono occhi indiscreti che spettegolano e potrebbero nuocere abbastanza. Le unioni esistenti oscilleranno pericolosamente, i nuovi amori rischieranno di iniziare come sogni e di concludersi con un brusco risveglio. Sarà molto importante in questa giornata per voi, controllare le fonti delle voci di cui verrete a conoscenza. Avete forse lavorato troppo di questi tempi ed anche i vostri rapporti interpersonali ne hanno risentito. Cercate di solidificare una relazione di lavoro in questa giornata, poiché è importante che dimostriate proprio oggi che ci tenete a questo rapporto. Godete pienamente della positività di Venere che si trova ospitata oggi nel segno vostro fidato alleato dell'Ariete. È opportuno tuttavia che svolgiate tutti gli impegni più gravosi e che richiedono forza di concentrazione razionale nella prima parte di questo nuovo giorno, lasciandovi poi per il pomeriggio e la serata le incombenze meno complesse. Marte e Giove sono comunque in aspetto super positivo e consentono alle vostre prerogative di esprimersi in tutta la loro positività, specie nella sfera familiare e se festeggiate il vostro compleanno dal giorno 31 del mese di maggio al 5 del mese di giugno.
Giornata davvero difficile per voi questo martedì, un vero peccato iniziare la settimana zoppicando, ma come potreste fare diversamente con Marte battagliero nel segno contro la Luna all'opposizione, a sua volta in quadratura Saturno impietoso allo zenith? Da quando il grillo parlante è entrato in Pesci il vostro umore è cambiato, molto meno giocoso e allegrone di prima, più propenso alla solitudine e all'isolamento. Occhio a questo punto a non diventare boriosi col rischio di rendervi antipatici, fomentando critiche e animosità, saggio è colui che conosce i propri limiti e sa stare al proprio posto. Amore ed Eros. Nervosi col partner, ma vi basterebbe un'occhiata allo specchio per rendervi conto di come anche voi non siate da meno, anzi, volto arrossato dalla collera, capelli simili a serpentelli, occhi iniettati di sangue, voce alta e rocca, tipica di chi si crede investito di potere e conta di dominare le folle con il proprio carisma. Vi illudete, se qualcuno vi sta dietro è perché siete aggressivi e chi non ha voglia di combattere si adegua allo status quo, ma sappiate che in cuor suo cova ribellione e vendetta e al momento buono potrà farvela pagare. Forti tensioni anche con i genitori e i suoceri che tacciate di essere dei boomer retro. Piano a sparare stupide sentenze. Tra vent'anni sarete anche voi come loro e magari anche meno colti, saggi e preparati, abbassate la cresta. Inutile nascondere questa palese insoddisfazione in amore. Appena provate a muovervi in una direzione arrivano cascate di dubbi. Urge una scossa, non trascurate le situazioni che nascono per caso. Vi arriva una nuova passione che vi vede in pieno desiderio di sperimentarla fino in fondo. Venere è sempre al vostro fianco e vi fa desiderati e ricercati. Solo se siete nati nella terza decade dei Gemelli dovete procedere con una estrema prudenza. Nettuno infatti continua a contrastarvi dal segno nemico, amatissimo dei Pesci, e potrebbe rendervi precipitosi, incapaci di guardare in avanti, commettendo fatali errori di tattica amorosa. Lavoro e denaro? Capo indisponente. Ecco perché vi saltano i nervi al punto che pronunciate anche parole che vi costeranno care. A rischio il posto di lavoro, vi potrebbero licenziare o quantomeno non rinnovarvi il contratto e allora a perderci non sarà certo lui, ma voi. Animosità anche col socio, ma con lui di riffa o di raffa prima o poi riuscite a trovare un accordo, se non altro per non perdere tutto quanto avete speso e messo in piedi insieme, la convenienza aiuta al convivenza. Un'esplosione di energia positiva avrà effetti strepitosi sul fronte lavorativo. Vi sentirete forti e inarrestabili. Se dovete concludere un affare o persuadere qualcuno a seguirvi cogliete l'occasione. Non fallirete. Un nuovo collega arrivato in ufficio vi stimola a voler entrare in contatto con lui. Con la vostra fresca socievolezza avviate una bella amicizia. Venere crea per voi nuovi ponti e contatti. Benessere. Due punti, che razza di parola è? Sicuramente inesistente nel vostro lessico oggi che vi ritrovate col fegato ingrossato, una bella emicrania e magari anche indolenzimenti dappertutto, colonna, ginocchia, piedi. Eppure non è autunno, anzi è primavera, ma probabilmente, eccitati dalla nuova stagione avete tirato troppo, dimenticando che siete fuori allenamento. Ed ecco le conseguenze. Datevi una calmata e la prossima volta prendete le cose con minor veemenza, noterete la differenza. Ogni imprevedibile sbalzo d'umore dovrebbe essere preso con un pizzico di raziocinio oggi, questo non è un buon momento per essere coinvolti in discussioni con colleghi di lavoro o familiari. Resta in linea con il tuo programma di allenamento, anche se non hai voglia di farlo. Per lei, in conflitto con i suoceri, preoccupate per i nonni, allergiche al capo. Chiunque appartenga a generazioni precedenti rispetto alla vostra, oggi vi appare vecchio e stantio, il classico pezzo da museo. Piano a giudicare, ancora qualche decennio e avrete la sua età. Per lui, sempre impazienti, velocisti, ma anche incostanti, se le cose non vi riescono subito guardate altrove. E invece no, ecco la lezioncina del giorno. Chi la dura la vince e se ci vorrà del tempo pazienza, le cose cambiano lentamente e nel frattempo cambierete anche voi. Colore delle emozioni, caffè. Barometro dell'umore, piovoso. Pagellina del giorno.
sentimenti, 6, attività, 5, finanze, 6, benessere, 4. Grazie per aver guardato il video. Se trovi il video interessante e utile, non dimenticare di premere il pulsante mi piace, sarà per me una grande fonte di motivazione per realizzare più video di qualità. Ci vediamo.